si è impegnato il governo a rendere il confronto con le parti sociali e con il sindacato in modo permanente, stabile, non episodico, centrato sulla collaborazione, sulla lealtà. Il ministro dell'economia Giorgetti firma il decreto che dispone a partire dal 1 gennaio 2023 un adeguamento pari al più 7,3% delle pensioni. Poi annuncia al Parlamento il varo del DL contro il caro bollette del CDM di oggi, che si occuperà non solo dei 9 miliardi e mezzo da destinare alle bollette, ma anche della modifica del reddito di cittadinanza. La Premier in tal senso ha incontrato i sindacati, i CGL, CISL e UIL e a tavolo allargato anche l'UGL. È un reddito che viene dato per sostenere chi è in difficoltà, ma che viene temporaneamente affidato a chi invece deve trovare, tramite le politiche attive del lavoro, la possibilità di andare a lavorare e quindi di utilizzare quelle risorse per favorire l'occupazione. Al centro del dibattito dunque c'era il lavoro, le pensioni con una riforma fiscale seria e le bollette con lo sblocco dei 30 miliardi e una richiesta allargare la tassazione sugli extra profitti oltre le aziende energetiche e di portarla al 35%. Che per noi possono essere pari a 14 miliardi l'anno, se applicati al 35% non solo alle aziende che si occupano del settore dell'energia. Noi non siamo per la flat tax, siamo per una riforma fiscale seria che aumenti il netto in busta paga per i lavoratori a partire dai redditi più bassi, siamo per una vera lotta all'evasione fiscale.